prima, per me è un grande piacere di venire ogni volta suonare a Napoli, perché è una cosa veramente, un ambiente, un feeling, un swing molto speciale, che è una bella cosa per me. E Passion Galliano è un po' la storia della mia vita musicale. Ho iniziato con mio padre, la piccola fisarmonica, e tutte le composizioni che suonerai questa sera sono di tutte le periodi della la mia vita, le mie influenze, incontri con Piazzolla e altri musicisti anche. E io ho una grande scaletta per questa sera, con penso 50 anche di più brani, e fa un scelto tra l'ambiente con il pubblico. Voglio fare un po' una cosa spontanea. La fisarmonica che io uso questa sera è una fisarmonica che ha 60 anni, era mia nonna che me l'ha regalata, e tutto questo sono delle vibrazioni molto importanti per me, anche le melodie, le composizioni, anche il suono della mia fisarmonica, che è molto particolare. Per me le cose importanti, veramente, soprattutto la melodia è molto importante, ma soprattutto la danza, anche per scegliere un bel tempo dove pensare alla danza, le armonie anche, l'improvvisazione, ma melodia e ritmo per me sono le cose le più importanti veramente. Il terzo concerto della nostra stagione in abbonamento dell'Associazione Alessandro Scarlatti, e stasera c'è grandissima attesa e già il teatro è sold out per Richard Galliano, che come sappiamo è uno dei punti di riferimento mondiali della fisarmonica, ma anche di una musica che oscilla e si nutre sia del jazz che della musica classica, e anche in generale della tradizione francese, di cui Galliano è uno dei massimi esponenti. Abbiamo già realizzato due concerti, l'inaugurazione con il pianista Federico Colli qui al San Nazaro, e anche l'inaugurazione dei concerti al Teatro Cacio al Vomero. Ce ne saranno cinque. C'è stata Leonora Armellini con l'orchestra di Padova e del Veneto, con un programma tutto dedicato a Mozart, anche lì un grande successo, una grande partecipazione di pubblico. Prossimi appuntamenti qui al San Nazaro con un altro pianista molto importante, Alexander Romanovsky, con un omaggio a Sergei Rachmaninoff, poi Beethoven in Vermont, che è uno spettacolo musicale dedicato dal trio Metamorfosi con la regia di Maria Letizia Compatangelo a un episodio non marginale della storia della musica del Novecento, cioè la nascita del Festival di Marlboro. Quindi è uno spettacolo teatrale ma con musiche di Beethoven. Beethoven fu il grande protagonista di questi festival che inventarono la formula delle prove aperte negli anni 50 negli Stati Uniti. E poi ancora ci saranno tanti altri appuntamenti, tra cui ancora al Teatro Acacia un attesissimo concerto con Nicola Piovani.